Bentornati al laboratorio di pratiche sociali che vi ricordiamo parte del programma Laboratori dal Basso supportato dalla Regione Puglia. E siamo tornati ancora una volta con Leone Contini che riprenderà oggi le fila del discorso seminato ieri rispetto alla relazione fra arte e antropologia, rispetto all'uso delle pratiche etnografiche all'interno della pratica artistica, in particolare della pratica artistica legata al lavoro sul campo e quindi alla relazione con comunità e gruppi specifici. Quindi abbiamo analizzato ieri l'approccio artistico e l'approccio antropologico che Leone in qualche modo incarna, essendo formato appunto come antropologo e nella pratica lavorando come artista, e quindi oggi ci soffermeremo su casi studio un po' più specifici per avere un'idea un po' più, un po' più pratica di che cosa stiamo parlando. Grazie mille, Leona. Grazie a voi. Sì, hai detto più o meno, hai definito a grandi linee, hai quasi fatto un riassunto della giornata di ieri. Giusto brevemente, siamo un po' partiti da un flusso di coscienza sul Dada e sulla nascita dell'etnografia come eventi collaterali alla prima guerra mondiale, e poi siamo arrivati appunto a insomma, in qualche modo a riflettere su come la rappresentazione dell'alterità sia diventato un elemento fondamentale per ridefinire il sé, in qualche modo, no? Dell'Europa, dell'Occidente. Quindi, appunto, da uno sguardo proiettivo ed esotista, che è tipico della fase precedente, invece si passa a un'urgenza diversa, e quindi l'alterità diventa un elemento di dinamizzazione del sé in qualche modo. E poi siamo in qualche, da qui siamo arrivati attraverso un filone africanista di artisti contemporanei che lavorano in modo quasi antropologico, quasi etnografico sull'Africa. Siamo arrivati a mettere in luce diciamo, delle aporie, delle contraddizioni. Parlando appunto specialmente del lavoro di Renzo Martens, Enjoy Poverty, e di altri lavori. E partirei appunto da queste aporie, cioè da queste contraddizioni. Ad esempio, avevamo messo in luce come uno degli aspetti problematici e critici sono stando sempre in questo parallelo tra arte e antropologia. Come il soggiorno nel field, nel campo, il fieldwork, quindi il lavoro sul campo, siano, che in arte magari viene chiamata residenza, no? Appunto abbiano, ci sia una discrepanza temporale, il soggiorno dell'artista è spesso veloce, e quindi in qualche modo questo ci pone di fronte al problema che te dicevi ieri della rilevanza etica e del rapporto tra dimensione etica e dimensione estetica. Di intervenire all'interno di un territorio specifico, oppure chi ha il diritto di occuparsi di certe problematiche, in locale o l'artista in residenza non può toccare certe questioni semplicemente perché non è profondamente radicato all'interno di un territorio. C'è questo libro molto interessante che si chiama One Place After Another, che è stato scritto qualche anno fa ormai da Nguyen Phuong, e che parla proprio di questa idea del luogo sbagliato, dell'essere, del trovarsi all'interno di un luogo sbagliato che si trova a metà fra il senso di appartenenza e il totale sradicamento. E quindi Nguyen Phuong parla di questo essere nel mezzo come di una possibilità di approccio nei confronti di contesti specifici. Quindi Cioè no, è nell'essere fuori metafora, luogo. sì, l'essere fuori luogo, l'essere fuori luogo. Una specie di misplacement. Scusami la parentesi, però mi Sì, sembrava magari un argomento interessante. interessante.
Sì, cioè effettivamente l'artista da in qualche modo da straniero mantiene uno sguardo, no? Una specie di straniero strutturale, cioè l'artista residenza ovviamente, è una specie di... Sì, e quindi come ogni straniero ha uno sguardo altro sulla comunità che lo ospita. Sì, quello può essere effettivamente un elemento interessante, può anche determinare un passaggio, una trasformazione nelle rappresentazioni. Sì. Questo elemento dello straniero, guarda, si potrebbe iniziare, stavo pensando che oggi si potrebbe fare più un lavoro su casi specifici, no? E pensavo, siccome siamo a Bari ed è la terza volta che vengo a Bari, perché appunto la prima volta venne a Bari sempre invitato da Vessel nel 2011 per fare una specie di workshop con gli studenti dell'Accademia di Bari sull'elemento identitario fondamentale che è appunto la festa di San Nicola. E venne fuori una specie di laboratorio con una. Inizierei con questa specie di. Con questi video appunti che prendemmo nel maggio del 2011, proprio per come. Non è che si tratti di un lavoro. Non lo considero un lavoro mio, però lo considero un buon modo per iniziare questa riflessione sullo spaesamento, no? Proprio San Nicola è interessante proprio in quanto. È un santo, in qualche modo è un po' il genius loci, ma allo stesso tempo è un genius loci straniero. Quindi questa è la cosa che mi ha sempre affascinato un po', no? Della figura cioè, degli elementi identitari che si coagulano attorno a San Nicola. È appunto, è un santo con la pelle quasi scura. Eh sì, però i turchi non sono scuri. Per cui forse, non lo so, è proprio scuro, sembra un Rom, sembra un arabo, no? Comunque è probabilmente stato rappresentato così proprio perché poi si pensa che il turco sia scuro. E quindi nessuno l'ha mai visto a Bari vivo, visto che le ossa sono state traslate le ossa del santo, no? Quindi c'è questa rappresentazione forse. Eh sì, il moro, lo scuro. Quando ci fu la partita, quando la Turchia giocò a Palermo, o turco in Sicilia, o tuico. In siciliano è nero per definizione. Si dice di uno nero, si dice o tuico. E quando videro la squadra di calcio turca disse o tuico ne tuico. Ciao. Il tuico ne tuico. Perché non erano neri. Invece San Nicola è rappresentato appunto secondo i parametri dell'alterità somatica e quindi è scuro, santo scuro. Inizierei qui torniamo indietro nel tempo al maggio del 2011. Poi non lo vedrei tutto questo video perché magari lo lasciamo andare senza audio e si continua a chiacchierare. Però l'inizio è la prima persona che ho incontrato a Bari e una specie di informatore, quello che gli antropologi chiamerebbero l'informatore. Ora è un po' una parodia della metodologia antropologica, chiaramente il rapporto tra antropologo e informatore è una roba che si costruisce nel tempo. Qui siamo a un livello più... diciamo però ecco, a livello di serendipità possiamo giocare su questa figura dell'informatore barese. Ciao. Ciao, Leone. Guarda, se vuoi anche metterti più... Stavo partendo essendo a Bari. Essendo io venuto qui la prima volta per fare un lavoro con Bess su San Nicola, avevamo insomma l'occasione per riflettere sul paradosso del santo locale per eccellenza, che allo stesso tempo è straniero. Che magari per voi è scontata questa cosa, però per quelle migliaia di persone che ci stanno seguendo in streaming,
può essere un aspetto molto interessante. Poi abbiamo questo che è il vero Corriere che esce ogni mese, ma qua c'è un motto. A Barbella la dia quando i milanesi si hanno sentito forti, di forti le hanno tolti, di frisci, di non essere barisi, di non essere barisi. Che vuol dire? Che i milanesi arriverà il giorno che diranno, oh peccato che non siamo barisi. Perché? Perché noi eravamo una piccola capitale dell'Oriente. Medio Oriente, perché tutti i traffici, la prima crociata di qua è partita, quindi il mondo di qua passava. E Madonna, questo mi sta diventando insieme. E quindi i commerci, eccetera, eccetera, passavano tutti di qua. Poi ci fu la scoperta dell'America, ci fu la decadenza, tutti che andavano dall'altra parte. Bisanzio, noi avevamo i bizantini qua, San Nicola, Bisanzio. Allora, vabbè, a parte le crociate come senti qua, e con Roma c'è il rito ortodosso qua, non c'è il rito cattolico, e ci so perché c'è. E quindi c'era questa diatria che bene o male eravamo indipendenti da Roma, poi con i normanni, i longobardi, tutte queste storie dopo. Ci siamo adeguati alla storia, vabbè, io ve lo dico così. Ma noi oggi a Bari ci sentiamo ancora legati all'Oriente? All'Oriente, secondo te? Perché noi nel dialetto abbiamo molte parole greche, arabe, è un poco spagnolo, perché poi dominazione spagnola, francese. Quindi noi ci sentiamo nel mondo, Bari centro. Allora, quindi è una città aperta, Bari? Sì, ho voglia, ma soprattutto quando arrivarono gli albanesi. Tutti che portavamo i vestiti, l'acqua, perché se tu vedi le foto degli anni 50, noi eravamo uguali a loro, le stesse facce, stessi uguali. Poi molti, per esempio, cognomi albanesi stanno tradotti nella nostra origine. Nave con gli albanesi nel 91, dove arrivò? Il Flora, io stavo là. Allora io stavo facendo un lavoro di attacchinaggio manifesti. E cominciai a vedere elicotteri, aerei, motovedette della Guardia di Finanza, la Capitaneria. E si avvicinò questa nave, come le formiche stavano, arrampicava fino all'albero più alto, tutto attaccato. Ma no, perché c'erano piccoli arrivi che c'erano arrivati in primavera, quello arrivò ad agosto. E io in primavera avevo già fatto i volontari nel campo profughi, andare a pulire, che chiudere le sporcaccioni. Un attimo, just a moment. News. Grazie. Santa Claus. Nicolaus. Yeah. Ok. Grazie. Allora, quelli poi hanno le usanze turche, quando andavano al bagno. Quello è il vaso, non è che si sedevano, salivano sul bagno. E la facevano tutto fuori. Io l'ho detto alle pulizie del toilette, vabbè. Dice, vedi che ti sta trasferendo allo stadio della Vittoria. Vuoi venire a dare una mano? Perché io già. Andiamo. Nel frattempo sul porto, ambulanze, il sindaco, Dalfino, macello. Poi, allora andiamo allo stadio, tutti che arrivano con assetati, ui, acqua. E tutti i baresi con le bottiglie d'acqua, con i vestiti, e li mettono nello stadio. Arriva il giorno che gli dobbiamo dare da mangiare, che non mi abbiamo mangiato mai le maccheroni, quindi pane e cipolle mangiamo. Allora dobbiamo distribuire i piatti di plastica con i maccheroni, tutti addosso. Poi alla fine, quando facevano, li buttavano per terra, li mangiavano. Ma lei è devoto al santo o no? Da Varese sì, vabbè, che poi la religione perché, però qualcosa dobbiamo credere, come credere? A San Nicola devo credere per forza. Allahu Akbar, bismillah. Quindi, perché lo mandiamo un po' così in loop? Vabbè, qui chiaramente c'è una dimensione folcloristica un po' leggera, no? Gioca un po' con questi stereotipi della barista. Però alla fine, come racconto, no? È un racconto, cioè, è un'autorappresentazione abbastanza chiara, a cui io non ero abituato nella mia esperienza, non sono abituato a questo racconto. Così, anche un po' naif, però
quello è il santo appunto nero che coagula questa flusso di pellegrini da tutta l'est Europa, da tutta l'Europa ortodossa. Questo lo dico per chi ci segue da fuori. E quindi mi sembra un modo interessante, perché appunto dicevo che San Nicola è questa sorta di genius loci spaesato. Abbiamo iniziato a parlare di spaesamento con Anna e di displacement e misplacement, e quindi mi sembrava quasi doveroso iniziare con questo racconto così che a livello identitario è così centrale, no? Nella baresità. E quindi questa condizione di essere allo stesso tempo locale e straniero, cioè giocherei ora tutto questo, tutta diciamo, la lezione stamattina la giocherei su questa ambivalenza, no? Su questo paradosso di essere allo stesso tempo autoctono e alloctono, locale e straniero. Quindi diciamo che questa cosa di San Nicola, ora poi parleremo di Albania, di immigrazione cinese in Toscana. Però sempre mantenendo questo sguardo, poi questi sono un flusso di videoscrittura in qualche modo, proprio una video appunti sono dove. Scelto di non formalizzare quei video appunti come opera finale, ma hai deciso di mantenerli appunto per quello che sono, come parte del processo, come se in qualche modo il processo stesse andando avanti e questa fosse soltanto una parte dell'accumulo di dati che stai raccogliendo. Sì, assolutamente. Poi chiaramente la figura dell'altro risbuca periodicamente in questo flusso di videoscrittura, diciamo, di videonarrazione, insieme a elementi appunto locali, le fiamme tricolori. E, che dice Anna? Si fa uno switch spaesante sulla Toscocina? Potrebbe essere interessante, no? Proprio subito dopo. E poi magari torniamo su Bari dopo, proprio per enfatizzare questo aspetto della, non so, perché una delle tematiche del mio lavoro è come l'alterità, appunto, come ieri abbiamo affrontato l'argomento in generale in modo teorico, e oggi si potrebbe un po' riflettere su come l'alterità rappresentata dalle migrazioni, questo è un punto un po' centrale del mio lavoro. Trasforma la percezione del sé in qualche modo, trasforma la nostra stessa identità. Anche in relazione alla tua posizione di migrante, di straniero, di altro, Sì. a Bari sei l'altro, Certo. in quel contesto di micro residenza, di residenza breve qui a Bari, tu hai avuto appunto un periodo molto breve per cercare di entrare da antropologo, soprattutto da artista più che da antropologo, all'interno delle dinamiche locali. Invece il caso cinese è diametralmente Sì. opposto, perché è un processo di osservazione, di partecipazione che inizia praticamente con la tua nascita quasi. Sì. Sì, questo, allora, questo evento qui, fatto questo lavoro di laboratoriale a Bari nel 2011, è una specie di ingresso rituale, diciamo, qui a Bari. Però alla fine, si può dire che io da 2 anni a questa parte sto invece sviluppando piano piano una relazione con questo posto, con questo luogo, le persone. Quindi questo era un po' l'ingresso, la chiave, la porta d'ingresso in questa dimensione. Però chiaramente sarò sempre uno straniero, certo. Invece paradossalmente io la mia condizione di appartenenza è legata a un luogo che invece è intrinsecamente ibrido. Io appunto sono nato a Firenze, però sono tanti anni che vivo a Prato, in una zona dove c'è la più alta percentuale cinese in rapporto alla popolazione locale di tutta l'Italia.
Penso che in termini assoluti la prima comunità cinese in Italia è quella a Milano, però in rapporto alla popolazione è quella a Prato. Se poi mettiamo insieme il valore assoluto dei cinesi che vivono a Prato e a Firenze, non so, forse sono anche più che... Mi piace parlare di questa cosa con ancora mandare il... Ieri abbiamo parlato di collage etnografici, in qualche modo... Ecco. Però adesso io andrei sulla Toscocina. Toscocina è un termine che io era in realtà era un in origine c'era un ristorante che non ci andava mai nessuno, si chiamava Tosco Cinese a Firenze a qualche parte. Quelli che volevano mangiare cinese non ci andavano perché quel tosco sciupava un po' l'esotismo, no? E le aspettative di purezza cinese, etnica. E dall'altra parte chi voleva mangiare toscano ovviamente non ci andava perché era... E quindi era sempre vuoto. E anch'io non ci sono mai stato, però ho sempre molto apprezzato il concetto, questa ibridazione. Allora, quindi ora inizierei un racconto... Questo racconto qui è un flusso di immagini e parole che io utilizzo anche come vera e propria performance. Che accompagna delle vere e proprie performance, però non è mai uguale, cioè non riesco mai a farlo uguale alla volta precedente. Ho presentato questa mia ricerca in contesti completamente diversi, in una conferenza universitaria a Firenze sabato, un'altra una cosa più abbastanza internazionale, con gente un po' da tutto il mondo, sul cibo era questa. Poi a un seminario di antropologia a Siena, poi in luoghi espositivi, questa l'ho presentata in via Farini, a Fondazione a Città dell'Arte, la Fondazione Pistoletto a Biella, però non riesco mai a farla uguale, ogni volta ci devo rilavorare perché ogni contesto mi stimola una trasformazione del racconto. E questa immagine qui è... In qualche modo racconta un po' il mio tentativo di sovvertire i valori significati e le gerarchie valoriali. Di solito questa parte qui, allora, qui ci sarebbe Carmignano, qui Prato, qui Firenze, qui Sesto e qui Campi Bisenzio. Questo che io ho fatto diventare un pieno, normalmente è quello che si può chiamare hinterland, la terra di nessuno, diciamo, no? Lo spazio vuoto che c'è tra le città. Quando noi si guardano una mappa, ci sono le città che sono i luoghi dove avvengono le cose, dove ci sono le identità, e in mezzo c'è questo no man's land, no? Questa terra di nessuno, che è percepita come un vuoto. E qui mettendomi con Google Maps, ho in qualche modo evidenziato il contrario, ho trasformato in positivo il negativo. E in qualche modo è venuta fuori quella che forse è la più grande Chinatown del mondo. Cioè, è un luogo che diffusa, diciamo, una Chinatown diffusa che va appunto da Prato a Firenze, che è una città informale di fatto. Non è tematizzata, non è percepita come città, però le persone ci vivono, ci abitano, anche se in modo informale, appunto. Quindi è di fatto una città ed è un luogo di un'identità emergente. Che non riconosciuta, nessuno ancora si rende conto della grossa trasformazione sul piano dell'identità che questa cosa comporta. È sicuramente l'aspetto identitario più nuovo, diciamo, emergente nella Toscana. È la cosa. È una frontiera, no? Come la frontiera è dove tutto si trasforma, dove tutto è in divenire. Questa è una specie di frontiera interna, un po' paradossale. Si pensa sempre alla frontiera come un luogo, no? Nel West la frontiera era il luogo che separava l'Occidente e l'alterità, no? Oppure la linea che separa la civiltà dalle barbarie, no? Tutte le rappresentazioni storiche della frontiera. È sempre un luogo di apertura verso qualcosa di ignoto. Qui il paradosso è che questa frontiera specifica qui è chiusa dentro il conosciuto, in qualche modo, una terra incognita,
racchiusa dentro luoghi dominabili, che sono i luoghi dell'identità toscana, le città con le loro storie, le loro differenze. Quindi Prato come città nuova, industriale, Firenze, Rinascimento, con tutte le loro caratteristiche stereotipate, in qualche modo. E in mezzo c'è questa roba invisibile, che però in realtà è in fermento. Quindi intanto era importante visualizzarla. In realtà non mi ero mai reso conto che fosse tutta contigua. Cioè c'è un continuum praticamente in questa. Vedere le cose dall'alto è sempre. Ecco, questa è l'immagine distopica che le persone hanno di questi luoghi. Macrolotto, zona industriale, distretto industriale. Questa è l'immagine, diciamo, un po' da incubotica che normalmente è associata a questo luogo negativo, no? Cioè questo luogo negativo è anche negativo proprio non, in termini immaginario. E poi sempre c'è questo, l'attività economica fondamentale legata al tessile, e questa è l'immagine che tutti hanno in mente quando si parla di migrazione cinese, comunità cinese in Toscana. Però in realtà a me interessava giocare proprio in modo paradossale con, appunto, ieri parlavamo di manipolazione della realtà, no? Di poiesi, e quindi qui non so se l'antropologo o l'artista, chi ha la maggiore libertà di azione, però non è che siccome il 99% dell'attività economica di questo luogo è legata al tessile, io devo per forza lavorare sul tessile un'analisi di tipo sociologico, aspetta, dopo ci torniamo, sul tessile, perché io mi voglio concentrare invece su questa immagine qui, che è spaesante. Ci sono un sacco di studi antropologici in questo momento. Tra l'altro, la presenza cinese sta creando un enorme potenziale di ricerca tra chi ha studiato antropologia in Toscana. Io conosco tante persone pratesi che stanno facendo PhD a Londra e studiano la migrazione cinese. Mi sembra che nessuno lavori più di tanto su un tema così economicamente insignificante come l'agricoltura cinese. A livello economico sì, ancora sì. È sempre meno insignificante via via che la recessione colpisce l'attività cinese in Toscana, l'agricoltura di sussistenza è sempre più sviluppata. Però diciamo che a livello economico non è la voce, anche perché in qualche modo crea un'economia microscopica dentro la comunità cinese, quindi non è spesso sono orti di sussistenza, quindi non è neanche una voce economica, è semplicemente una strategia di queste famiglie per arrivare, insomma, per avere cibo fresco e avere una sostenibilità familiare e aziendale. Spesso sono famiglie, aziende. Però mi piace a me lavorare su quello, anche in termini di immaginario, cioè al di là di quanto incida sulle economie locali il fatto che ci siano delle culture cinesi in Toscana. Sicuramente a me, che ho sempre avuto un immaginario diverso, vetrificato del cipresso, la collina, il vigneto, l'olivo. Un'immagine del genere, no? Ha un potere perturbante anche, no? Per certi aspetti. È un po' una metà tra l'idilio bucolico e una specie di cosa surreale che per alcuni ha anche un aspetto, vedremo dopo, anche incubotico. Perché è l'ignoto che mette radici nella tua terra, cioè, quindi voglio lavorare su quello. Da un lato giocare sull'iconografia della Toscana, uso e consumo del turismo, e dall'altra parte sulle paure del toscano rispetto all'arrivo di questa alterità, no? Percepita come alterità radicale. Poi io giocherò invece sul paradosso, cioè vedremo che i cinesi sono i nuovi nativi, un po' come appunto giocando all'ottono autoctono, sul genius loci spaesato. E quindi qui ci sono dei contadini cinesi con zappe cinesi, che sono un po' diverse da quelle che sono in Toscana più grandi, che
che coltivano verdure cinesi in terra toscana, no? Quindi una specie di paradosso identitario, no? Oltretutto, sempre il contadino è quello che appartiene alla terra, no? Nell'immaginario nostro la terra appartiene a chi la vivifica, a chi la lavora. E qui c'è questa, veramente, questa immagine mi sembra significativa, perché addirittura qui vediamo che sta con i piedi nudi, no? Quindi sembra proprio che stabilisca un rapporto fisico con questa terra ospite. Per quanto poi io lui lo conosco, lui non parla italiano, anche se vive da tanti anni in Toscana. È poi il dramma esistenziale anche della prima generazione di immigrati che sono venuti qui magari negli anni 90. Alcuni ce l'hanno fatta, si sono adattati, sono diventati imprenditori di successo, hanno imparato l'italiano. Tanti altri sono rimasti in questo limbo, sospesi tra un mondo che non esiste più, perché la Cina che loro hanno lasciato negli anni 90 è stata mangiata dalle città, dallo sviluppo, e poi comunque si è trasformata, le relazioni sociali si sono trasformate, la stessa migrazione ha trasformato le relazioni sociali in Cina. Sono passati 20 anni, si ritrovano magari in una terra che non li accetta anche a livello, insomma, hanno una vita abbastanza complessa anche dal punto di vista legale, burocratico, in più magari non parlano, non hanno imparato la lingua e quindi non hanno magari avuto successo economico, quello è un fattore fondamentale, perché quando hai successo economico poi sei cittadino di due mondi, se non hai successo economico sei apolide, in fondo, quindi non puoi né tornare là perché non hai fatto i soldi qua, comunque se torni non c'è più quello che hai lasciato e qui comunque sei sempre uno straniero. Però in questa situazione di spaesamento, di sospensione, proprio anche esistenziale, il fatto di coltivare la tua verdura ha proprio un significato forte, simbolico per loro, ma invece per me, perché rappresenta la possibilità di mettere in discussione le mie rappresentazioni e quindi rivivificare la mia identità stessa, no? Rimettere in circolo delle robe che magari erano sopite. Questa terra oltretutto era una terra abbandonata, che è stata rivivificata. Qui le metafore sono molto vicine alla terra, in qualche modo, sono letterali. Ecco, qui invece questa immagine qui racconta un po' l'elemento perturbante di questa presenza rurale cinese in Toscana, no? Questo sembra quasi una a qualcosa di alieno, qualcosa di come se racchiudesse un potenziale inquietante, no? Però, infatti, qui grossa parte del mio lavoro si parlava ieri, no? Che l'antropologia rende familiare il perturbante, e allo stesso tempo, però. Quando congiunta a forme di critica rispetto alla propria società, rende anche perturbante il familiare. Quindi, no? Quindi la mia pratica va in due direzioni. Da una parte voglio rendere questo familiare, e quindi lo disegno, lo traduco, lo mangio, imparo le procedure culturali, no? Attraverso cui sottoporlo per trasformarlo in cibo, in alimento. Riconosco le proprietà benefiche per l'organismo. Questo è un appunto cugua. È una specie di. In inglese si chiama bitter melon, un cetriolo amaro, una specie di. È una cucurbitacea. Questo simbolo qui designa tutte le cucurbitacee. La lingua cinese è molto scientifica. Vedi? Cioè c'è sempre una componente che indica il genere poi. Però appunto in realtà è anche una funzione, lo uso anche come qui, paesaggio toscano che viene reso perturbato da questa specie di creatura che come si espande, non lo so. Perché voglio devetrificare in qualche modo questa immagine appunto da vetrina della toscanità. Diciamo congelata, no? In un'immagine.
La fortezza toscana, sì, che è fatta anche di un immaginario. C'è questa scrittrice. Quando ero a questo seminario sabato, c'era una ricercatrice all'università che lavora su questa scrittrice che ha scritto i libri da cui poi è stato fatto Sotto il sole di Toscana. E mette in luce tutti gli elementi di orientalismo, paradossalmente. Lei è americana, no? Questa che scrive. E tutto il suo immaginario sulla Toscana è tutto filtrato attraverso delle categorie che sono quelle del viaggiatore, no? Del Grand Tour in Italia, oppure del viaggiatore, dell'esploratore che va nell'Oriente, cioè tutte quelle categorie dove l'altro viene messo dentro delle scatole con scritto, ad esempio, lentezza. Allora la vita in Toscana è lenta e tutti sono rilassati, no? Che non è vero nulla, ovviamente. Che magari qualcuno può pensarlo del sud Italia, no? Ah, io, per esempio, sono mezzo siciliano, penso, ah, in Sicilia tutti fanno le cose con calma, la vita ha un altro ritmo. Poi non è vero nulla, magari. Però ci sono queste aspettative E lei, questa ricercatrice, ha proprio fatto un lavoro sistematico enucleando tutte queste. Era interessante quel lavoro che aveva iniziato quel lavoro sulla Puglia anche, sulle immagini stereotipate che la Puglia dà. Partendo dalla pubblicità qui in Puglia, Ecco. dalla Dalla promozione Gaia, sì. turistica che è stata fatta soprattutto all'estero rispetto all'immagine pugliese, ha iniziato questa ricerca sugli stereotipi legati alla Puglia, cercando di offrire altre possibili letture del territorio. Aveva messo, se non sbaglio, delle pubblicità. C'erano proprio stati fatti dei clip molto. C'era un po' questa immagine appunto fuori dal tempo, ipostatizzata, di questa bellezza fuori dalla storia. E lo stesso in qualche modo hanno fatto in Toscana, quindi in qualche modo può essere anche divertente giocare con tutte queste forme di vetrificazione, no? Dove il paesaggio sempre ha un ruolo fondamentale, cioè il paesaggio è l'elemento fondamentale di queste operazioni ideologico, di market, tra l'ideologia e il marketing, no? Per cui una roba del genere, cioè quindi da una parte si fa un'operazione di avvicinamento, dall'altra parte un'operazione di estraneamento. E questo ieri l'avevamo proprio analizzato, queste cose qui oggi io sto praticamente giocando più sul piano, con degli esempi concreti, con i concetti che abbiamo messo sul tavolo ieri, così per non lasciarla teorica, astratta, secondo me può essere. Quindi questo è un po' un manifesto della toscocina. Qui io volevo fare l'orto toscocinese quando al tempo. E quindi questo germoglio in realtà doveva essere l'inizio di un orto ibrido. Poi purtroppo non ha avuto successo, non sono un bravo agricoltore. Quindi. E qui io vado a fare shopping. Io come si dice, accolto questa abitudine agricole dei miei vicini di casa. E quotidianamente, quasi, poi sono contadini, come tutti i contadini, sono infinitamente generosi. Cioè, non so se avete presente, se avete qualche vicino contadino, sapete che quando volete andare a comprare delle verdure non c'è verso di pagargliele, no? Tutto il mondo è paese. No, proprio è vero che tutto il mondo è paese, in senso proprio universale, in qualche modo. E quindi questa signora ormai mi riconosce, insomma, è contenta quando vado là perché ci mettiamo, le chiedo come si chiama questo, come si chiama l'altro, facciamo tutto un lavoro di. E ogni volta mi regala queste cassettate di verdura. Queste sono delle pergolati di cosa? C'è qualcosa di bello allo stesso tempo di inquietante, finché non si appunto si scopre che è un legume e si chiama Wando. Questi sono disegni fatti,
con loro, cioè proprio non come il cadavere surrealista, no? A quattro mani, cinque mani. Non so più chi. La sua realtà è confusa. Questa non so se voi avete questo tipo di. Si chiama. In Sicilia sarebbe la cucuzza. Cucuzzedda. Non so se c'è in Puglia questa, forse non a Bari. So che in altre parti della Puglia c'è. È lunga di solito. Sono quelle che sono un po' storte, non hanno proprio una forma lineare, no? Sì. Sì, a volte le trovi, però non è proprio come me. Ok. Non saprei. Queste sono abbastanza impressionanti queste. Qui c'è il riattivarsi di un know-how rurale che era stato accantonato nell'impresa migratoria e che poi a un certo punto dal 2008 proprio, c'è cioè un momento preciso in cui inizia questa agricoltura cinese in Toscana, che è il momento in cui la recessione arriva. Perché la recessione ha colpito anche le imprese cinesi. E quindi famiglie magari erano ferme da mesi, che non lavoravano, hanno iniziato a farsi l'orticello, ma anche in questi spazi interstiziali, che insomma, in quella visione aerea, avete visto, c'è tutto ci sono tutte le visioni aeree di questi complessi industriali, in cui però ci sono rimaste intrappolate in mezzo delle frammenti di campagna, diciamo. Quindi spesso questa agricoltura è proprio un'agricoltura interstiziale che avviene nelle fessure di questo paesaggio ibrido o rurale urbano, no? Ah, preciso che questi edifici non sono stati costruiti dai cinesi, sono stati costruiti, erano il cuore del distretto industriale pratese, di Sesto, della parte di Firenze verso Prato, quindi e che poi piano piano sono entrati in crisi e sono stati affittati, comprati, rimessi in moto dai cinesi. Ora, la mia scelta di lavorare sull'agricoltura è anche per sottrarmi dal discorso i cinesi e il tessile, quindi ora non entrerò nel discorso i cinesi e il tessile, perché è un discorso pericolosissimo se si fa, specialmente in Toscana, perché c'è un sacco di gente che. Cioè si inizierebbe una specie di battibecco tra quello che pensa che i cinesi hanno riempito gli spazi economici dei pratesi, quelli che invece sostengono che non ci voglio entrare neanche a Bari. Inaffrontabile quando comunque credo. No, cioè è affrontabile, però bisogna dedicarsi a quello e poi portare le. E poi comunque come tutti i fenomeni è complesso, ha un sacco di sfaccettature. Per quello invece la scelta di lavorare su una cosa che è meno. Cioè una scelta precisa e consapevole di sottrarsi anche a una dinamica psicologica che tende a polarizzare i punti di vista, no? Perché altrimenti diventa un dibattito sterile, pseudopolitico, che non ha molta rilevanza. Mentre questo è un fatto che ha una sua rilevanza proprio iconografica, estetica nel senso poi ampio della parola estetica, no? Cioè non solo bello o brutto, ma l'estetica, se si va dietro nell'etimologia, è una forma di conoscenza attraverso la sensibilità. In fondo, tornando al discorso dell'antropologia e dell'arte, quando l'antropologia diventa antropologia visuale, no? Che comunica un contenuto attraverso delle forme, siamo nell'ambito dell'estetica, proprio tecnicamente, di aesthesis, no? Come appunto sensibilità conoscitiva, insomma, in qualche modo. E quindi anche esperirle queste cose, no? Non solo. Passo successivo della tipologia visuale può essere un coinvolgimento diretto delle persone nei luoghi, può essere un'antropologia fisica, sensoriale, no? Oppure nell'arte ci sono le passeggiate, cioè anche nell'arte ci sono queste categorie. Vedi, è interessante perché quando si va a metterle in parallelo, ci sono delle scoperte che avvengono in momenti diversi, delle discipline, che però, perché
non credo che quando si facevano le passeggiate diciamo, estetiche nell'arte ci fosse l'equivalente nell'antropologia. Oggi magari si iniziano a aprire delle porte, a riaprire delle porte nell'ambito antropologico senza sapere che erano già state. E quindi siamo Puguà. Questo Puguà, che è la cucuzza in realtà, è la stessa cosa, è solo una differenza di forma. Migliaia di immagini prese da internet di agricoltori orgogliosi di queste loro zucchine, anche italo-americani. Allora, qui si apre una piccola digressione intimista, perché diciamo questo mio lavoro ha sempre a che fare anche con la prospettiva più individuale, salute. In qualche modo lo vedremo, riaffiorerà varie volte. Dimensione autobiografica e intimista. Questo è un fiore di cucuzza, sui tetti del New Jersey, perché anche come i cinesi coltivano le cucuzze nella loro diaspora, così anche gli italiani, specialmente gli italiani, insomma, i siciliani, e io lo so perché sono mezzo siciliano, hanno sempre avuto un rapporto molto forte con questa strana zucchina. Proprio perché in Sicilia c'è l'idea che la cucuzza è una cosa molto, molto nostra, diciamo. Dico nostra, parla il mio 50%. Ed è un po' considerata una verdura rivolta alla comunità, di espatriati, diciamo, di migranti. Tutti i siciliani all'estero sono stati migranti in una fase, e poi ora, cioè anche i miei a un certo punto si sono spostati e sono venuti a vivere in Toscana. Qui ero invece con degli immigrati dalla stessa zona, mi sembra, dell'Agrigentino, anche loro a Dallas. Ero in questa grocery di prodotti italoamericani e a un certo punto vedo che vini, cose di prodotti di lusso, diciamo. A un certo punto uscendo vedo che c'è un carrello pieno di queste cucuzze. E dico, ma for free, cucuzza for free. Dico, ma io non sapevo che c'era questa cosa della cucuzza. Mi ricordavo che da bambino in Toscana c'era questo ortolano siciliano che le coltivava in Toscana e le vendeva come fosse non una verdura, ma una specie di oggetto. Scusi, c'è anche una sua dimensione plastica. E poi un'aura che è quell'aura in qualche modo di un segreto nostro, identitario proprio, no? Quindi quando la scoprì che anche gli italoamericani a Dallas avevano questa forma di culto, mi divertì molto e costrinsi i miei colleghi al tempo facevo un altro lavoro. Mi occupavo proprio di raccontare questa immagine, no? Dell'Italia. Costruita intorno a questi mitemi proprio, no? Si direbbe, no? Elementi proprio narrativi molto strutturati, no? Per cui la zucchina così non era molto, c'entrava poco in quel flusso mitologico della toscanità, anche perché io mi occupavo di cose toscane, quindi non avrei dovuto enfatizzare così tanto la mia 50% siciliana. E anche lì avevo un atteggiamento un po' sovversivo anche. Qui ci sono anche forme paradossali, no? Ipertrofiche dell'identità nel contesto di migrazione. Qui siamo in California e questa comunità di siciliani che vive a Los Gatos in California ha proprio sviluppato dei riti, no? Sincretici. Ora, sì, quella è come un fucile, no? È la parata di Natale. Sarebbe da andarci. Ce n'è uno proprio dove c'è uno che spara, non messa perché. E ci sono anche immagini in bianco e nero degli anni 50 dove già lo facevano. Non so se avete esperienza degli italoamericani un po' nella vostra. No? Spesso non parlano più italiano da due generazioni magari, o magari parlano un po' il dialetto del paese da cui provengo.
sono completamente americani, però hanno mantenuto questa. Tante volte, parlando con gli italoamericani nel New Jersey, mi sono ritrovato su due mondi diversi, tranne poi che qui si inizia a parlare della cucuzza. Cioè, è proprio un elemento da studiare, ecco. Io lo. Qui un po' sì, in effetti. No, è anche femminile invece, perché dipende, quelle un pochino più tonde forse. Quelle cinesi sono più femminili, in effetti. E qui torniamo ora, chiudiamo questa digressione sulla cucuzza, perché. La cucuzza ha un valore identitario fortissimo. C'è questo racconto dei semi portati negli anni 20 e coltivati ogni anno sui tetti di Brooklyn. Cioè, è proprio un racconto ricorrente che ho trovato a New York, in Texas e California. Sono stato a casa di gente che si occupava di vino a Dallas, che nel giardino Dallas facevano loro si crescevano la loro. Che poi non so, non è che ha neanche sto sapore, cioè non sa quasi di niente, è proprio l'idea. Sì. È proprio l'idea. Ma anche a casa mia, aspetta, torniamo un attimo al fior di cucuzza. Anche a casa mia in Toscana. C'è stato quando da bambino si trovava questa zucchina perché c'era il siciliano che la portava. Era proprio un evento, era più che mangiare, era qualcosa di quasi rituale, no? Di identitario che era importante per noi, come sapevamo che era una cosa che gli altri non mangiavano, per esempio. Io da bambino sapevo che questa zucchina si mangiava noi, ma i miei amici no. Quindi era un po' speciale. Poi quando questo morì, questo o tornò in Sicilia, non mi ricordo. Questa zucchina è sparita dalla nostra tavola. E per tanti anni non l'avevo più sentito parlare, se non negli Stati Uniti. Poi, esplorando gli orti cinesi dal 2008, quando iniziano le coltivazioni cinesi intensive, sempre più in Toscana, questa cucuzza riaffiora anche sul tavolo nostro. Quindi io. Per questo è importante la cucuzza in questo contesto, perché. In qualche modo l'arrivo di una comunità straniera che te pensi non ha niente a che fare con te, che viene dall'altra parte del mondo, paradossalmente riattiva magari un'abitudine familiare sopita o interrotta per eventi legati a vari. In questo caso appunto il tizio non c'era più, che questo ortolano era sparito, e per tanti anni non c'è più stata la cucuzza a casa nostra, da metà degli anni 90 fino a che i cinesi non hanno cominciato a. E quindi hanno riattivato l'altro che riattiva il sé, no? Quindi il contrario di quello uno si aspetterebbe. No, qual è la paura fondamentale, no? Della migrazione? È che la migrazione danneggia la tua identità, ti priva di qualcosa. Invece si può giocare proprio su un sacco di elementi paradossali dove invece. L'altro è la sua presenza riesce a riattivare delle dinamiche sopite, la cucuzza, ma lo stesso lavorare una terra che era stata incolta per tanto tempo. Se avete obiezioni, domande, se no. Un caffè. Adesso non so se riesco a. Se va. magari si fa. Allora vado io, Aspettiamo non ancora un volevo, pochino. come dire, era un No, perché ora po'. siamo in streaming, capito? Ah, no. Ok. Il capo decide. Io mi. No, ma. Però. No, non ti preoccupare. Qui siamo nello stesso tunnel di prima, d'inverno, quindi c'è anche una super abilità di riadattare rispetto alle stagioni. Mangiano molto stagionale i miei vicini di casa, hanno una dieta strettamente stagionale e a chilometro zero. Tutte cose che non ti aspetteresti dalla globalizzazione. Queste sono le melanzanine cinesi.
Buonissime. Queste me le sono dovute imparare per forza i nomi delle verdure, perché se le voglio mangiare. Io non parlo cinese, non sono un sinologo, non voglio diventarlo. Conosco i nomi nel dialetto wenzhounese delle verdure e basta. E quelle mi aprono un sacco di porte realmente. Cioè, io quando parlo con loro, poi mi invitano a pranzo. Cioè, è veramente incredibile come certi elementi vissuti come parte della propria identità. Se riesci a cedere a certi nomi, a certi suoni, a certi significanti, cioè se te pronunci il nome di Shan Gu Cai, che è il nome in dialetto per una verdurina fatta così, vediamo se riesco a disegnarla. È una specie di. Questa qua, che nei paesi anglosassoni è il bok choy, chiamata bok choy. Si trova nei supermercati e tutto, no? Invece nel dialetto wenzhounese è shan gu cai, che in cinese non vuol dire molto, vorrebbe dire verdura fungo. Loro la chiamano in un altro modo, diciamo. Già, se uno entra dentro e dice shan gu cai, è come accedere, no? È una specie di vettore relazionale, no? Cioè, la verdura, non è che io sono un botanico mancato, è che effettivamente questi oggetti, questi manufatti, perché poi la verdura non è neanche natura, la verdura è tutta costruita dall'uomo, no? È natura addomesticata, no? Frutto di un'ingegneria genetica di alcune migliaia di anni fa, attraverso le selezioni. Questo fiore è un fiore di una specie, un'altra cucurbitacea. Sugua. Sugua è anche una molto parte della mia dieta estiva. Questi sono peperoni. Questi sono. Poi ci sono i pomodori, i peperoncini, fanchè, fanchè. Cioè, uno pensa al pomodoro nostro. Te lo dici, io lo dicevo ai cinesi, mi lamentavo, mi dicevano: "No, ma il pomodoro non è cinese, è nostro." Dice: "No, anche nostro." Dice: "Ma come vostro? Non è vostro?" Dice: "Sì, è nostro, si mangia tutti i giorni." E poi ho pensato: "Non è neanche nostro alla fine, volendo, perché viene dall'America." Tra la verdura coltivata anche da loro, inizia ad esserci una contaminazione tra la cucina italiana e invece le verdure portate o al Ora contrario. sì, ma questo ristorante era. Vorrei tanto ritrovare il. Come si chiama il banner? No. Ma è sparito questo ristorante e non credo ci andasse nessuno perché era proprio. Aveva sbagliato i tempi. Se lo facessi adesso, che c'è una sensibilità. Sì, no, ma non c'era. Cioè, c'era nelle persone perché già negli anni 90 c'erano, mi ricordo, quando andavamo al cinese. In piazza c'erano un sacco di cinesi negli anni 90. C'è stato un momento in Firenze c'erano davvero tanti ristoranti cinesi che poi sono spariti, sono diventati giapponesi e ora sono tornati cinesi, ma fanno un altro tipo di cucina regionale di una parte della Cina che piace ai turisti cinesi che vengono a Firenze. Cioè si potrebbe fare una lezione di 5 ore sulle trasformazioni della ristorazione cinese a Firenze. Solo a Firenze dagli anni 80 a oggi. Vabbè. Comunque mi ricordo già c'erano dei ragazzi che parlavano toscano, cinesi che parlavano toscano, già quando ero ragazzino io. Ma io ho amici cinesi che hanno i nonni che sono nati in Italia. Cioè, quindi l'ibrido, diciamo, c'è da tanto tempo. Però diciamo che come a livello di cultura diffusa e. Sta, ma ancora non è molto visibile. Però se in queste zone industriali così, la frontiera dove si sperimenta, dove avvengono questi è un laboratorio sociale questo luogo destrutturato, no? Lo vivo così. E
In questo laboratorio sociale ci sono dei piatti completamente ibridi, cioè c'è un bar, per esempio, dove lì stanno insieme italiani, cinesi, albanesi, marocchini, sono tutti lì, costa poco, la proprietaria è molto accogliente, simpatica, parla bene italiano e lei fa proprio... Presente, le cose cinesi spesso sono un po' liquide, no? C'hanno quella specie di salsina un po' densa fatta con la maizena, per esempio, no? Credo. E lei ha inventato questo piatto che è, diciamo, il cibo cinese è sempre tagliato prima di essere cucinato, no? Invece lei fa la fettina, la bistecchina all'italiana, però la cucina poi la immerge dentro questo liquido un po' viscoso. E poi ci mette il riso accanto, la pallina di riso accanto. E anche i cinesi lo mangiano con il coltello e la forchetta. Quindi quello proprio è il capolavoro dell'ibrido. Io non l'ho mai preso, però. No, una volta sì. No, non sono purista. Non si deve essere puristi. No, l'ho preso una volta per provarlo, se ero con i miei. Era anche buono. No, è che la cucina tradizionale cinese è talmente vasta e la vita è troppo breve, quindi bisogna provare tutto sempre. Cioè, le cose loro sono buonissime. Poi vabbè, poi lasciamo perdere, mi viene fame. Continuiamo a parlare di verdure. Questa, per esempio, non l'ho tradotta, no? Cioè, ci sono pure sti margini. Come c'è, è inesauribile la cucina cinese, così anche la. Questa cultura millenaria agricola, chissà quante migliaia di specie diverse. Sembra una cucurbitacea, ma non. Questa anche non proprio non ho idea di cosa sia. Che non è quella di prima all'inizio, è un'altra roba. Sembra più un. Non lo so, è qualcosa che non ha nulla di familiare. Non riesco a avvicinarlo a nessuna categoria a me nota. E qui ero per esempio, ecco, qui l'accesso alla vita familiare, al comfort food, no? Di una famiglia di cinesi che hanno un'azienda familiare, appunto, vivono, lavorano tutti insieme, hanno l'orto, vivono tra l'altro in una vecchia casa colonica toscana. E quindi sembra proprio un collage etnografico, no? Al maschio. Bevono vino rosso toscano di Carmignano. Hanno sviluppato una lealtà nei confronti del vino locale. E verdure rigorosamente cinesi. Quindi loro sono. E loro hanno riattivato davvero una terra che non era più stata coltivata dalla fine della Mezzadria, cioè dagli anni 70. Erano diventato un canneto. E loro l'hanno dissodato, l'hanno drenato, hanno fatto tutto un drenaggio, tecniche diverse anche forse. E piano piano questo orto è cresciuto sempre di più, loro hanno l'indipendenza alimentare in pratica. Loro sono quelli che sono stati fermi tanti mesi, che andavo lì erano disperati, stavano a zappare, si erano messi a fare i contadini perché non c'era lavoro. Poi recentemente è ripartita un po', per loro è un po' ripartita l'attività. E quindi anche qui c'è la traduzione è una specie di performance vita natural durante. Quello che dicevi te, Anna, cioè io qui rispetto a questa comunità ho una specie di. Non mi sento neanche più l'antropologo che studia, cioè è semplicemente nell'artista in residenza, perché io lì ci vivo. Quindi io faccio i progetti con loro, vado a casa loro, l'incontro al supermercato. Quindi si sviluppa tutto un diverso tipo di relazione, cioè è una cosa sul lungo termine, non puoi scappartene a un certo punto da un giorno all'altro, tornare a casa tua e editare le loro vite, no? A tuo piacimento. Vabbè, qui piccola digressione sui luoghi, street food cinese nella zona industriale. Qui sono i laboratori dove avvengono le ibridazioni più interessanti. Queste sono le aubergine, le melanzanine di prima. Una cosa
indicibile, buonissime. E qui, ecco, qui iniziano le mie azioni. Cioè, già possiamo considerare la traduzione come una tipo di azione quasi performativa quotidiana. Francesco Marano sostiene, che è un antropologo che insegna all'Università di Matera, che si occupa delle sovrapposizioni metodologiche tra arte e antropologia, ha avuto questa idea di paragonare il fieldwork antropologico a una specie di azione performativa prolungata. Sembra interessante come... Lui ha scritto questo libro che è appunto, Hal Foster aveva scritto L'artista come etnografo, e ne abbiamo parlato ieri di questo capitolo del ritorno del reale. Invece lui ha scritto un libro come provocatoria risposta, che è L'etnografo come artista. E quindi lui cerca di capire come l'antropologo visuale possa in qualche modo uscire dalla scrittura come unica forma di rappresentazione di quello che avviene sul campo. Antropologia nasce, etnografia alla fine vuol dire quello, no? E quindi c'è questo dibattito in antropologia su come aprirsi probabilmente, si diceva ieri, se si guardano i programmi del Goldsmith, sono ormai tutti mischiati, cultural studies, estetica, no? Per cui si sta anche costruendo un pubblico capace di capirle queste, perché il problema è che ci possono essere tutte le sovrapposizioni del mondo, però se non c'è una comunità in grado di apprezzarle e che è stata formata con entrambi i background, perché il problema è quello che spesso gli antropologi si prendono delle cantonate perché non sanno che magari l'arte povera ha già dato. E quindi magari accatastano delle valigie pensando di, no? Di fare un'installazione artistica. E invece magari l'hanno già fatto bene gli artisti tanti anni prima. E quindi è importante avere una formazione ibrida, perché senza la formazione ibrida poi si casca in certe specie di... Sì, ma inconsapevole. E dall'altra... Però dal mondo dell'arte anche ci sono delle mancanze perché c'è l'idea dell'antropologo che è una specie di tizio positivista che misura i crani alla gente, che non è assolutamente quello. Cioè, dall'altra parte l'antropologia ha sviscerato molto di più tutte le problematiche relative alle proiezioni, all'orientalismo, mentre gli artisti a volte sono, come si può dire, quasi, ora mi vengono solo espressioni toscane un po', vabbè, ti lasciano perplesso, ecco, parecchio a volte certi lavori, perché non c'è assolutamente una dimestichezza con non c'è la problematizzazione del rapporto con l'altro. Ha fatto un grande lavoro su se stessa, sulla propria disciplina, Sì. anche in qualche modo probabilmente spinta da una specie di senso di colpa proprio rispetto a quando i crani si misuravano e l'altro veniva fotografato e schedato come fosse un oggetto soprammobile. L'arte invece fa ancora molta fatica a capire quali sono le criticità e le contraddizioni dei propri processi e del fieldwork stesso. Infatti il lavoro di Foster è importantissimo perché ci vuole una livella un po', insomma, fa quello. E quindi ora vabbè, io a parte il discorso delle traduzioni, di questo fieldwork che coincide con la mia vita fondamentalmente, questo è poi il bello delle migrazioni, no? Che non sei più te che viaggi, ma è l'altro che viaggia, quindi fai meno fatica anche volendo. Qui sono tutta una serie di micro interventi, micro macro, tanti piccoli interventi che io ho voluto mettere proprio sullo stesso piano, come un flusso di azioni. Alcune sono effettive opere, tra virgolette, altre sono azioni laboratoriali, a volte minime, a volte
accenni, perché alla fine proprio il lavoro è tutto questo in qualche modo, è questo flusso di pensiero, azioni, interazioni, oggetti, scrittura, videoscrittura. Questo è un lavoro fatto al Museo Pecci di Prato. Questo è un lavoro addirittura interessantissimo, questa cosa, era una mostra collettiva finanziata dalla comunità buddista cinese. Quindi io, la mostra che ho fatto io al Pecci è stata finanziata dai cinesi. Pensate, è assurdo, no? E ora, non per elogiare, per prendere, però gli imprenditori cinesi stanno finanziando il Teatro Metastasio a Prato, cioè c'è tutto un investimento nella cultura che è qualcosa di cui io non sono poi particolarmente, non conosco bene le dinamiche, ma qualcuno dovrebbe studiare. E quindi avevo preparato una specie di banchetto usando questi tessuti che i cinesi usano a Capodanno, quando fanno queste feste nella zona industriale, c'è questo dragone che passa, poi farò vedere un video. E questo, tutta questa simbologia del dragone, tutta una simbologia di fertilità che in qualche modo rimanda a una dimensione rurale. Quindi mi sembrava divertente fare una specie di esposizione barocca, un barocco cinese, un barocco tosco cinese nel Museo di Prato, con anche riproduzione di queste immagini. Trasformandole in poster, quindi estetizzandole volutamente per renderle appetibili anche visualmente a chi sta fuori dal museo. Quindi questi poster li ho messi fuori per chi non entra mai in un museo di arte contemporanea a vedere una mostra finanziata dai cinesi, no? E questi poster hanno vissuto per alcuni mesi, la gente si chiedeva cosa fosse questa roba. No, scusate. Quindi è una doppia strategia. Fuori e dentro, perché hanno una loro, no? Eloquenza estetica, una loro seduzione, no? Formale. Quindi volevo giocare anche su quell'elemento lì, anche se normalmente non è un elemento importante il mio lavoro, anzi, però in quel caso era invece contestualmente era importante. Questo è uno delle figure di riferimento della comunità buddista cinese. E poi hanno fatto un catalogo loro, della comunità, con tutte le foto, tutte fatte, sai, con quelle macchine fotografiche c'è anche il numerino, la data, sono fantastiche. E poi dopo c'è stata un'azione laboratoriale, dove i cinesi di prima generazione, che erano venuti perché avevano loro finanziato la cosa, si sono impadroniti del dispositivo. E anche sono diventati, si parlava di agency ieri, no? E qui io addirittura divento oggetto di uno sguardo antropologico da parte, è anche ironico perché iniziano un po' a prendermi in giro a fare, però sono diventato un po' oggetto della loro. E poi qui vabbè, c'è la documentazione di questo laboratorio estemporaneo. Un po' prolungato nel museo quello che faccio normalmente fuori, condividendolo col pubblico. Se lo fai col coltello non viene. Ah, e cos'è questo? Bello. In cinese c'è un proverbio, si chiama l'adice della loto giallota, però dentro questo si chiama, come seta, come si chiama, non lo so, Seta. ancora attaccato insieme. Questo un esempio come una donna, un uomo lavorato, sei anche due persone già separate, però dentro animo del sentimento ancora insieme. Anche io prima volta ho visto così.
si chiama? Una persona. Come si chiama? Il loto, insomma, è la... Cioè, è la radice di loto. Mangiare ogni stagione diversa, caldo, freddo, o come autunno molto secchi. Primavera più bagnato, perché noi marzo, tutto il mese piove, molto bagno. Allora ogni stagione mangiare cibo diverso, per questo, perché se fosse in Cina, anche prima dico, noi lavorare di più, corpo non ce la fa per tenere questo lavoro. Allora bisogna trasmettere il cibo, cambia per ogni stagione, così tenere la salute bene. Anche antico cinese lo vuole, bisogna mangiare come prima bene e anti arriva malattia, cioè malattia, prevenire la malattia attraverso l'alimentazione. Questo ovviamente è una documentazione estemporanea, cioè, però hai visto anche questa, lui che arriva e spacca il loto, non era assolutamente previsto, non è che l'avevo pagato o nemmeno l'avevo mai visto in vita mia. Lui è semplicemente che il dispositivo, quel tavolino rosso così, era trovato, cioè lì sono stato il frutto di del fieldwork, quando c'è, cioè, un fieldwork di 10 anni. Io ho iniziato a scrivere sulla ristorazione cinese a Prato per una tesi di Solinas di etnologia nel 2002 e questo qui è del 2012. Quindi erano già 10 anni che io bazzicavo, e quindi chiaramente lì, anche se poi c'è la mostra da fare dopo una settimana, c'è già in testa tutto un database di informazioni che poi rendono il dispositivo del tavolino rosso appetibile anche per gente che magari non ha nemmeno troppa consapevolezza che si tratti di un intervento artistico, no? Questo è il Pyjama Talk. Qui invece avevo qui più un lavoro sulla... Te lo conoscevi questo? Questo è un pigiama caldissimo, perché spesso vivendo in queste fabbriche riconvertite in abitazioni non ci sono proprio gli elementi, o anche in quelle case abbandonate in campagna, ristrutturate da loro, però magari non c'è riscaldamento. Allora ci sono questi pigiami che sono efficacissimi. Si può vivere tranquillamente d'inverno senza mai accendere il riscaldamento. E quindi avevo fatto tutta una lecture su tutte queste forme di oggetti per la vita domestica. Appunto questo è per le mosche, si mette sul tavolo, sui piatti, in modo che le mosche non vanno sul cibo, anche se sembra un ombrello, no? Poi l'avevo un po' ricontestualizzati in modo surreale. E poi una serie di oggetti che rendono, con cui veramente si può costruire una specie di casa in un luogo X in poco tempo. Piastre elettriche, induzione, risiere elettriche. E quindi sì, con poco si riesce a costruire. Poi c'è la pubblicazione. Quindi anche questo, qui invece siamo nell'ambito proprio della scrittura. Questo libriccino che ho là. Ah, grazie. Che inizia con un lavoro. Questo oggetto qui è interessante perché se si parla di. Di arte e antropologia, questo oggetto in qualche modo incarna questa condizione di interdisciplinarità, perché il primo capitolo è questo qui, doppio registro culinario nella Chinatown pratese, il cibo come pretesto ermeneutico 2002-2003. Questo lo scrissi per un esame di etnologia, e invece poi si finisce con le traduzioni, con le immagini usate per i poster 10 anni dopo al Pecci, e quindi è una specie di flusso che qui veramente cosa nasce dalla mia formazione antropologica, cosa nasce dalla mia attività di fatto come artista, diventa veramente impossibile da distinguere. Forse incarna più di altre cose questa condizione di prossimità, di contatto.
Questo è un laboratorio fatto con gli studenti dell'Accademia di Firenze, che ho coinvolto in questa cucuzza practices. E qui si ritorna alla, qui a un altro elemento, frammento intimista e familiare. Questo sono io bambino in Inghilterra, che mangio una verdura cinese, un frutto cinese, il pomelo, e ci gioco, me lo piastriccio. E questo è anche un altro gioco sui paradossi dell'identità. Cioè, io sono italiano, però da bambino i miei si sono trasferiti in Inghilterra, quindi ho vissuto questo sradicamento come trauma, e specialmente rapporto al cibo e all'alimentazione, perché in Inghilterra nei primi anni 80 il cibo era qualcosa di estremamente problematico, oggettivamente, cioè era veramente qualcosa di insostenibile. E quindi io non mangiai più, smisi di mangiare, era anche una protesta forse contro i miei genitori, mi avevano deportato in Inghilterra senza dirmi nulla, mandandomi in una scuola inglese. Io pensavo di starci 2 giorni, mi ritrovai completamente. E quindi, diciamo, attraverso invece la cucina cinese io mi sono ho guarito la mia nostalgia in qualche modo. Quindi di casa, io avevo nostalgia di casa mia, però in qualche modo questa tradizione culinaria proveniente da un altrove, che non era l'Inghilterra ma era un altro altrove, ha curato il mio spaesamento. Quindi un gioco di paradossale, dove io ho iniziato a strutturare un senso di familiarità con la cucina cinese forse proprio in questa tarda infanzia, media infanzia inglese. E quindi questo invece è il pomelo che ho condiviso con gli studenti dell'Accademia di Firenze. Questo è proprio un micro intervento, non è nemmeno, è come oggi ho portato lo sucuk kosovaro, però in qualche modo c'è un filo conduttore tra questi micro eventi e questi eventi personali. Diciamo, con gli studenti ho fatto una specie di serie di microazione. Qui invece siamo in un contesto di un workshop in Toscana, e anche lì ho fatto una specie di, qui ho voluto proprio volontariamente attenuare il confine tra appunto la mostra al Pecci, che per un artista toscano è il Pecci, e invece poi la, questa era una festa universitaria dove loro mi hanno chiesto: Leone, perché non si fa qualcosa domani? Sì, va bene, ho portato 10 pomeli, ce li siamo mangiati lì, mentre la gente si ubriacava, inciampava. Noi eravamo lì che in cerchio mangiavamo questi pomeli, parlavamo, e era una specie di azione di resistenza contro le barbarie di Halloween. Era la sera di Halloween e tutti erano abbrutiti in questa specie di festa importata male, e allora se dobbiamo essere in qualche modo succubi di uno straniero ce lo scegliamo, e quindi ci mangiamo il pomelo cinese, più simpatico, no? E beh, appunto qui invece era, poi ci siamo messi a cucinare tutti insieme queste verdure. Anna, vuoi parlarne te? Sì. Questo è un progetto che ha coinvolto Anna Santomauro e Vincenzo Estremo. L'ho messo alla fine perché secondo me, anche se precede molti di questi altri interventi, è molto significativo. Perché questo è proprio, non è un mini intervento, non è un intervento a bassa intensità, questo è stato un intervento, un evento. Io rifuggo spesso dalla categoria dell'evento. Però in questo caso invece mi volevo cimentare con un urto frontale con la comunità locale italiana. Cioè volevo in qualche modo determinare, era un po' un esperimento, un clash culturale tra culinario tra italiani e cinesi della zona. Strettamente a numero chiuso rispetto al mondo dell'arte, no? Ti ricordi, c'era il problema di veramente nel mondo dell'arte c'erano una decina di persone. Perché c'era bisogno veramente di vedere cosa succedeva a mettere insieme i vicini di casa che per 20 anni si erano incrociati al supermercato e non avevano mai scambiato una parola in vita loro. Quindi nutri la mente, specialità gastronomiche locali,
con questo look design fatto da Vincenzo, con un po' che ricorda la sagra di paese, no? Ovviamente anche in cinese. Allora, poi abbiamo fatto l'attacchinaggio aprile del 2011. Qualcosa sui mandarini cinesi, mi ricorda molto un lavoro suo. Sì, lui aveva fatto una cosa a Venezia, mi sembra. Sì, ma con Nico ci sono un sacco di elementi. Di... Lui ha lavorato sulla mondina cinese, io sul mezzadro cinese. Anche poi lui lavora anche sull'agricoltura. Poi abbiamo prospettive diverse, ma abbiamo interessi simili. Sì. Abbiamo anche fatto un lavoro insieme, io e Nico, che è stato anche pubblicato su una rivista online, non mi ricordo, su Undo, senza dire Leone Contini, Nico Angiuli. Infatti sono rimasto male. Non sapevano chi era l'autore e non l'hanno scritto. E avevamo fatto una cosa dove io avevo messo dei drappi cinesi presi dai capannoni industriali dei cinesi rossi, propiziatori per l'anno del drago, e lui aveva messo il suo bandone, la sua scritta, e l'avevamo giocato insieme a un torchio per il vino friulano, quindi creando una specie di cortocircuito tra la friulità e questi elementi che iconograficamente sono disturbanti rispetto al torchio di legno antico vetrificato. Questo termine da ieri mi è rimasto in testa, Jean-Luc Pamsel. E qui si inizia questa specie di clash culinario. All'inizio vagamente competitivo, ci sono momenti anche di tensione, perché c'era il raviolo mugellano, il raviolo cinese, il chef toscano, molto sicuro di sé, chiaramente, è molto professionale, no? Invece dall'altra parte c'era questo cinese, veniva dalla fabbrica, era timidissimo, ti ricordi? Si mise a impastare dando le spalle al pubblico, tutto rosso. È stato un momento abbastanza toccante. E poi invece la cosa si è sciolta in questa specie di reale scambio di informazioni. Ovviamente era difficilissimo per gli italiani fare i ravioli cinesi, che vanno tutti chiusi a mano uno per uno. Quando andate a spiegare che era una scuola di cucina, sì, che durava un giorno, per cui c'erano appunto i due insegnanti, lo chef toscano e lo chef cinese, che appunto insegnavano alle comunità reciprocamente a fare il ravioli dell'altro. Quindi è stato anche un esperimento abbastanza ben riuscito, considerando quanto poi tutti si siano adoperati per mettere le mani in pasta e tirar fuori qualcosa di positivo della giornata. È stato proprio un evento sport. No? E magari poi di due cose, cioè, non è stato semplicissimo, no? Anche, cioè, alla fine ci sono state un sacco di paure, c'erano rispetto a questo evento. Parla di fare un tentativo per creare una comunità, una sorta di comunità transitoria, istantanea, fra due comunità che invece sono sempre state una a fianco all'altra e però fondamentalmente non si sono mai parlate. E la cosa ancora, che rendeva le cose ancora più difficili, era andare a toccare un argomento difficile come complicato come il cibo. Da una parte c'era la toscanità, che era perfettamente incarnata nello chef, e quindi tutti questi stereotipi legati alla buona... Non sono solo stereotipi, è ottima la cucina toscana, ma voglio dire, tutte quelle caratteristiche che si attribuiscono, di unicità, che si attribuiscono alla cucina toscana, si scontravano si scontravano con questo altro che un po' incarna invece tutto il male, anche dal punto di vista culinario. Cioè, ci siamo detti per anni che i cinesi cucinano i gatti, qualsiasi cosa, oddio, hai mangiato dal cinese, domani starai male. Per cui era veramente un atto coraggioso e abbastanza distruttivo, comunque volto a decostruire due identità e soprattutto
appunto questa separazione netta fra le pratiche culinarie delle due comunità. Eh sì, l'hai detto in modo molto chiaro. Per cui c'è anche un elemento conflitto, cioè perché uno pensa, ah, il cibo volemo se bene. No, in realtà il cibo è stato scelto proprio, cioè, non è stato scelto perché tutta una ricerca sul cibo che comincia anni e anni fa, però il fatto di insistere sull'elemento simile, cioè l'elemento del raviolo comune e diverso, è stata una scelta di conflitto, è stata una scelta coraggiosa, insomma, non c'era niente di buonista in realtà in quella giornata, nonostante poi le foto mostrino questa specie di solidarietà ritrovata fra le due comunità. Di fatto si andava a toccare un nervo scoperto. Sì, il rischio era di creare una rissa, invece di... Per cui è stato molto bello vedere poi alla fine che invece stava funzionando in modo. Tra l'altro c'era il tipo locale, no? Eh? C'era del vino forse. Ti ha aiutato. Ma il vino può anche. Le tv locali dopo hanno avuto anche delle reazioni abbastanza strane, vero? No, ci sono stati dei blogger di estrema destra che si sono scagliati contro. Quella del blogger è stata, io ho anche un po' paura, perché questo sembrava un po' matto, sai, lì ci si conosce tutti. E no, invece le tv locali hanno dei ragazzi giovani, ci sono stati ben due servizi, uno sulla televisione pratese e uno a Pistoia. E poi invece, vabbè, poi riconfitto in questa è stata l'immagine icona dell'evento, che questo bambino molto simpatico cinese si era messo a fare i ravioli mugellani perfettamente, inaffatti, con l'ethos del lavoro, del lavoratore, le tensioni. No, un po', secondo me è un po' esorcizzato questa immagine, no? Del lavoratore cinese, in qualche modo era... Però effettivamente ne ha fatti tanti, bene. E qui c'è stato questo momento finale dove erano finiti quasi tutti gli ingredienti e era rimasto il ripieno cinese, la pasta italiana, la gente ormai era un po' brilla, si erano tutti un po' mischiati i ruoli e quindi alla fine sono accadute delle cose abbastanza assurde, postmoderne, diciamo. Questo è abbastanza postmoderno. Questo è... E qui abbiamo il raviolo cinese puro, l'identità pura, e poi ma si sa che i frutti puri impazziscono e quindi poi c'è l'impazzimento del raviolo mugellano con ripieno cinese e del panzerotto tosco cinese, anche un po' pugliese. E poi questo, mi piaceva quasi finire questa PowerPoint con il Jiaozi di Carmignano, dove io ho fatto una scheda tecnica spiegando anche perché è così. E questo è stato su Wikipedia per un paio d'anni. Poi uno l'ha tolto dicendo che gli sembrava una bufala, qualche pedante, questi pedanti, no? Vabbè, alla fine è vero, è esistito, è stato creato, perché non dovrebbe stare su Wikipedia? E poi, vabbè, questo si parlava di ibridismi. Un altro stereotipo sulla comunità cinese è che i cinesi sono chiusi. E in realtà l'intelligenza cinese del macrolotto, anzi, loro sono abbastanza, sono molto attivi a livello di politiche locali, sono molto attenti a creare. Questo è il loro capodanno cinese col dragone nel macrolotto, questa zona industriale che vi ho fatto vedere all'inizio, no? Distopica. E invece appunto la frontiera, il laboratorio sociale, il logo delle trasformazioni, e qui per volontà esplicita più volte ribadita degli organizzatori cinesi del capodanno, sono stati invitati gli sbandieratori di Firenze, perché dovevano esserci assolutamente per loro. Poi devono esserci anche delle altre... fino ad altri si sono tirati indietro, per cui questo capodanno qui, che fu proibito, mi ricordo, una decina d'anni fa dall'allora sindaco di sinistra, paradossalmente, prima della svolta con Cenni, prima, poi c'è stata una svolta a destra a Prato, ma ancora prima c'era una,
era stato proibito questo perché era stato considerato, so, pericoloso, perché c'erano i mortaretti. Una roba proprio assurda. Allora lì ci sono state delle associazioni. Ah, tra l'altro, Dry Photo, parliamo un attimo e poi chiudiamo. Dry Photo è una realtà artistica pratese che si è spesa molto per permettere al Capodanno cinese di venire di nuovo, di tornare a esistere. E quindi anche qui c'è è interessante, no? Una realtà legata all'arte contemporanea ma molto vicina alle questioni sociali, che lavora lungamente con una comunità, intesse un rapporto che non è più un rapporto legato alla dimensione dell'esposizione, della mostra, con la fine, ma è un rapporto quotidiano, no? Come me, anche Dry Photo vive una condizione di prossimità permanente, di liminalità permanente. La mostra al Pecci era stata organizzata da Dry Photo con il supporto della comunità buddista. Dry Photo ha permesso al Capodanno cinese di tornare a esistere, eccetera, eccetera. E quindi volevo finire con questa immagine qui. Quindi dal raviolo tosco-cinese è germogliata anche questa interazione, in parte, perché sono gli stessi che avevano... Diciamo, con la storia del raviolo, alla fine, si parla di trasformazione sociale, lavoro con la comunità. In questo caso qui, un evento apparentemente banale, innocuo, che in realtà ha tutta una conflittualità, come tu hai messo in luce, ha determinato l'allacciamento di una relazione tra la politica locale di Carmignano, non di Prato, e alcune cinesi imprenditori, da cui poi sono nate un sacco di cose. Quindi da questo evento così poi è venuta fuori una serie di... Qui non c'entro niente io, questa non c'entro più nulla, hanno fatto tutto loro. Un po' come ci diceva prima Melina nei giorni scorsi parlando di arte utile. Ecco, il movimento arte utile purtroppo non è potuto assistere alle lezioni, ma ha creato tutto un nuovo lessico, o perlomeno ha ridefinito il lessico dell'arte, ad esempio trasformando l'artista in attivatore, o l'audience in user. Per cui in questo momento emerge dal tuo racconto perfettamente questa idea dell'artista che attiva, che non produce in maniera propriamente detta, in maniera chiusa, insomma, ma attiva delle dinamiche che poi portano a qualcos'altro che però, insomma, di fondo non riguardano più l'autorialità dell'artista in sé, ma insomma diventano sostenibili perché hanno effetti sulla realtà e qualcun altro si occupa della loro della sostenibilità di queste dinamiche, le trasforma. I agree. Ma anche perché penso che ci siano tanti punti di contatto con quello che è stato detto nei giorni scorsi, quindi credo abbia senso fare. In questo caso forse l'elemento che è stato decisivo è il lavorare non in quella che può essere considerata un progetto permanente, cioè il non spostarsi. Quindi di pausa? Sì, va bene, vai. Poi dopo torniamo con i racconti dall'Albania, ricominciamo con l'Albania. Sì, riallacciamo con San Nicola.